donne che ha deciso di portare su di sé un peso notevole per questa campagna elettorale difficile, sia consapevole fino in fondo di quante siano le cose che si sono perdute nel tempo e che solo a fatica cercheremo di ritrovare. Il voto viene dato, io credo, alla persona che istintivamente è stata con voi, magari dietro le quinte, magari dietro l'angolo, magari soltanto per un caffè, ma la persona che se guardate dentro di voi sicuramente la ritroverete. Oggi è il momento giusto per dare il voto ad una persona, alle persone che ci sono state sempre e comunque. Siamo in attesa dell'onorevole Nicola Caputo e intanto per me è un piacere presentare ufficialmente in quest'ultima serata, diciamo, l'ultimo discorso di questa campagna elettorale, la presentazione finale di tutto quello che è stato e di tutto quello che fortunatamente, con un po' di fortuna, potrà essere domani, dopo il 4 marzo. Sono con Raffaella Pignetti, sono con Rosa Suppa e sono con il maschietto, c'è, non vi preoccupate, tranquilli, sta qua, Carlo Varotti, e poi stiamo aspettando 2 metri che arriva tra poco. Io però do la parola ad un'altra donna che fa politica ed è Maria Pia Iannitti, che vi farà il saluto ufficiale. Prego, Maria Pia. Ah, voglio dire una cosa, così sarò subito antipatica. Mi ha detto Rosa che i tempi si chiamano europei, siamo a Maddaloni, sono tempi maddalonesi, cominciamo a fare del campanilismo subito, siamo a Maddaloni e parliamo come maddalonesi, non ci perdiamo in chiacchiere, anche perché per esperienza personale dopo i primi 3 minuti la gente si annoia, non ne può più, comincia a fare così sulla sedia, piglia e se ne va e non sia mai. Ragazzi, non ve ne andate perché veramente sarebbe di cattivo augurio. Tempi maddalonesi, 3 minuti, grazie. Tempi velocissimi perché gli amici sanno, io sono una matematica, sono essenziale, sono, vado proprio direttamente al cuore delle cose. Bene, io rivendico la mia appartenenza alla mia città, sono a Maddaloni, sono emozionata perché Maddaloni è la mia città, Maddaloni è la città nella quale io sono nata e nella quale io spendo, per la quale spendo tutto quanto il mio impegno e il mio impegno politico. Stiamo vivendo questa esperienza forte dell'Italia popolare, è un'esperienza nella quale ci troviamo a casa nostra, la viviamo con entusiasmo, la viviamo con forza, la viviamo soprattutto con una grandissima prospettiva. Siamo impegnati, siamo fortemente impegnati in processi di crescita e ci auguriamo e auspichiamo di riuscire ad avere anche un consenso adeguato a livello territoriale. Grazie per la preziosa introduzione che ha fatto la dottoressa Nardi, grazie a Rosa per l'invito di questa sera alla sua chiusura della campagna elettorale, grazie a tutti voi che siete qui ad ascoltarci stasera. Questa campagna elettorale è stata per me un'esperienza un po' di rivincita, perché come diceva la dottoressa Nardi, ho avuto un grande coraggio per questa terra, un grande coraggio che ho speso per tutti quanti voi, perché prima di parlare del programma elettorale del ministro Lorenzin e della lista civica popolare, vi voglio parlare un po' di questa esperienza in provincia di Caserta, perché vi voglio trasferire perché oggi noi siamo qui, perché queste due donne e anche un uomo, perché diciamo la parità di genere fortunatamente tutela entrambi i sessi, quindi ancora ci sono gli uomini, non li abbiamo ancora eliminati del tutto. La mia esperienza in provincia di Caserta è stata un'esperienza particolarmente forte. Io mi sono insediata in uno dei consorzi forse più dissestati della nostra regione, ormai lo sapete tutti, sono il presidente dell'area di sviluppo industriale della provincia di Caserta, un ente che ormai non falliva perché gli enti pubblici economici di diritto privato per statuto non possono fallire. E quindi non falliva soltanto per questo motivo, ma aveva una posizione debitoria e chiudeva i bilanci in perdita a un certo numero di anni. Questo lo dico come premessa per far capire la fotografia di quello che mi è stato affidato per un tentativo di salvataggio disperato, perché ormai di questo si trattava. Io con la diligenza del professionista quale sono, senza fare nulla di straordinario, ho lavorato alacremente notte e giorno per rimettere in sesto un ente e restituirlo alla provincia
e cercare di far funzionare una cosa che è di tutti, una cosa che è di questa comunità, che è un po' lo spirito di questa candidatura, perché noi siamo candidate con lo spirito di salvare le nostre comunità. Il riconoscimento finalmente della gratuità degli asili nido, che è una materia non toccata. Tutti parliamo del calo di natalità nel nostro paese, fortunatamente il meridione è meno toccato da questo fenomeno, ma è molto oppresso da questo fenomeno, perché ovviamente avere un figlio oggi e avere due genitori che lavorano entrambi significa non avere la possibilità di poter continuare a lavorare per la donna, perché ovviamente non si ha l'assistenza necessaria. Oltre ovviamente al settore industriale, dove il programma prevede una forte defiscalizzazione, sono fuori dai tempi maddalonesi che mi aveva dato la dottoressa Nardi, quindi stringo, esatto, però vi dovevo fare una fotografia perché non ci conoscevamo, io volevo presentarmi. E poi c'è un terzo tema, che è un tema molto importante, che è quello del lavoro. Il tema del lavoro viene toccato in due punti. Il primo è quello di portare al 60% l'occupazione femminile, perché quello è un dato che ci avvicina all'Europa e quindi è un dato che ci porta a diventare un paese evoluto. E spingo su questa leva perché a me sta molto a cuore. E il secondo è quello dell'occupazione giovanile, e quello si otterrà soltanto grazie al funzionamento delle infrastrutture, alla defiscalizzazione che sul nostro territorio è già previsto, perché avrete già sentito molto spesso parlare delle zone economiche speciali, le ZES, che sono partite, che ci aiuteranno in questo campo, tavolo al quale io come presidente del consorzio ASI ho preso parte. Ed infine la reputazione, che è il tema che ho toccato all'inizio, perché la cosa importante per far ripartire questa terra è risollevare la reputazione di questa terra e non farci più affibbiare quella di terra dei fuochi, ma farci affibbiare quella di terra di lavoro, perché io penso che come me ci siano tantissime persone che hanno voglia di fare, che vogliono fare bene. Ovviamente noi lo possiamo fare, e persone come me che oggi sono deputate a rappresentarvi, candidate e deputate a rappresentarvi, vi chiedono il supporto per poter continuare a fare quello che già stanno facendo sul territorio. Noi veniamo dalla terra dei fuochi, come ci descrivono, e quando noi siamo tutte persone per bene, noi siamo persone che crediamo in quello che facciamo e soprattutto mettiamo tantissima, ma tantissima forza per portare dei risultati per il nostro territorio martoriato da... Benissimo, potete pensare che io nell'Alto Casertano ho subito i furti vengono da lontano, quel lontano che le nostre terre purtroppo erano terre vergini, terre che fino ad oggi non erano toccate come oggi, e questo mi dà come campanello d'allarme di chi ci governa di dare più attenzione ai territori, come il nostro, come gli altri. Non vi voglio dilungare troppo, io vi chiedo una cosa che forse gli altri ancora non mi hanno chiesto, soprattutto di lavorare intensamente fino al 4 mattina, perché questo piccolo partito, perché questo è un piccolo partito di coalizione, ci vedono molto lontano, fateci vedere molto vicino e soprattutto credeteci ognuno di voi, perché io ci credo insieme a loro. Grazie. Non posso aggiungere altro se non che il mio ringraziamento è sincero, e grazie ai miei compagni di squadra, quelli che con me stanno condividendo questa bellissima avventura, ma soprattutto grazie a voi che siete accorsi così numerosi in un orario particolare, in un orario di lavoro, e però siete essenziali, siete necessari, perché solo vedendo le vostre facce adesso posso trarre ancora energia per queste ultime ore, perché io sono convinta che in queste ultime ore noi possiamo raggiungere un risultato che era del tutto insperato all'inizio. Voi siete amici, sapete la mia storia, io vedo le vostre facce, tanti amici tra voi. Quindi...
tutti sapete benissimo quelle che sono le mie origini, le nostre origini, la mia storia. Io sono candidata oggi in Civica Popolare al collegio plurinominale al Senato a sostegno del candidato al collegio uninominale, cose difficili, ma le dovete sapere perché dovete votare in modo corretto, che è Nicola Caputo. Civica Popolare è un incontro mirabile tra culture importantissime della nostra storia, tante culture insieme per dar vita a questa squadra che continuerà anche dopo il 4 marzo. Questa è l'unica promessa elettorale che vi faccio. Noi, come ha detto Pierino, continueremo e saremo sempre qui a lavorare. E siamo convintamente nel centro-sinistra, come ho detto, collegati alla candidatura di Nicola Caputo, perché non possiamo prescindere, l'ha detto Pierino prima, da quelli che sono i valori fondanti che deve animare l'azione politica, la solidarietà e la giustizia sociale. Ma anche questi valori oggi devono essere sempre di più coniugati, e la stessa tutela delle libertà così importanti deve andare di pari passo. Ma sia chiaro, chi vota, e l'ha detto Pierino, chi vota noi vota Civica Popolare, vota questo nuovo progetto e questa nuova squadra, vota Civica Popolare con la sua idealità, la sua identità ed il suo programma. Guardate, non credete a chi dice che non si deve parlare più di programmi, che è inutile, che è desueto. Io non penso che voi possiate votare qualcuno se non sapete in che direzione vada. Non è possibile, e questa è l'unica cosa inconcepibile. Voi potete non sapere lo sviluppo vero del programma, ma dovete sapere quelli che sono i valori che l'animano, dovete sapere dove guardano queste persone. La campagna è complicata perché il nostro avversario non c'è. C'è un diffuso malcontento che si trasforma in un'operazione mediatica di contrapposizione basata sul nulla. E quando il nemico non c'è è più difficile far ritornare la politica. Io penso che con questa campagna elettorale la coalizione di centrosinistra ha messo in campo una squadra davvero di grande professionalità, di grandi competenze. Io ho con me in questo percorso i candidati al proporzionale di tutte le liste della coalizione, davvero mi hanno accresciuto in questo periodo, e con loro abbiamo davvero condiviso un percorso bello che ci ha portato anche alla determinazione di proposte concrete per il nostro territorio. Questa campagna elettorale non potrà che chiudersi con una vittoria dell'unica squadra politica vera che abbiamo messo in campo. Dall'altra parte non c'è nulla nel centrodestra, non c'è nulla tra i candidati del centro del Movimento 5 Stelle. Noi possiamo combattere il populismo e l'estremismo solo se facciamo ritornare la politica. La politica che ci ha allevato, quella politica, lasciatemelo dire qui, in questa sede, la politica anche della Democrazia Cristiana. Io quelle origini non le rinnego e spero sempre che, diciamo, quei valori, quella modalità di interfaccia anche con l'avversario, quel dialogo politico di cui la Democrazia Cristiana era capace, spero che torni presto, e spero che noi possiamo in qualche modo contribuire anche a rimodulare le regole del gioco. Non è più politica quella nella quale, diciamo, il confronto diventa asprissimo, in cui ci sono sempre solo ed esclusivamente 10 persone che si contrastano, a volte in TV,
offendendosi e senza mai parlare di contenuti. A me capita, penso anche a voi, da volte è davvero imbarazzante continuare ad ascoltare anche persone, per l'amor di Dio, anche persone del mio partito, della mia parte politica. Il problema è cercare di cambiare completamente una modalità.